Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno amiche e amici amadeusiani e amadeusiani all'ascolto. Mi raccomando, mettete like su 1-2-3 stream. Mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali, All'ora di Amadeus, anche YouTube, il salotto della Morghi e quelli che eroi. E poi grazie, grazie a tutti perché ci avete fatto crescere tantissimo. Ecco noi. Una grande musicista, veramente una delle più grandi espressioni della musica italiana, Roberta Vacca. Ciao Roberta, Buonasera, ciao. che onore averti con noi, che onore che tu sia Sono qui. contenta io di essere con voi. Allora, sta a sentire, hai visto la sigla? Hai visto un treno? Il treno. Che musica ti ispira da comporre? Diciamo, può avere diverse accezioni il treno, perché può essere un treno terribile come quelli che andavano verso Auschwitz. E infatti, in tal senso, ho fatto due lavori. Uno si chiama Ashwart, cioè uscita di sicurezza, e l'altro si chiama Puppenspiel, dedicato alla Repubblica di Weimar. Oppure può essere un treno pieno di giochi, un trenino, come quelli che faccio con i bambini in conservatorio quando arrivano questi piccolini di 3, 4, 5 anni e mi diverto a cominciare ad insegnare loro le prime note, così come si chiama il corso, appunto. E ti è mai venuto, a parte i due componimenti, sul treno ti è mai venuto, sei una viaggiatrice attiva o passiva? Sul treno viaggio moltissimo io e quando viaggio leggo, scrivo, prendo appunti e soprattutto osservo. Osservo quello che succede intorno a me, sia a livello umano, quindi il paesaggio umano, direi, il paesaggio sonoro, molto, e oltre quello che ovviamente si vede dal finestrino. Il paesaggio sonoro mi incuriosisce moltissimo, direi, ed è uno degli elementi più accattivanti dei viaggi, per quanto mi riguarda. Senti, se io ti domandassi come ti definisci, dammi un'autodefinizione di te stessa. È possibile o è talmente difficile che perché. Io penso sia molto semplice perché per me basterebbe un aggettivo che è curiosa. Curiosa, curiosa di tutto. Senti, Assolutamente. il tuo rapporto con con tre cose, due positive e una negativa, ma poi dipende sempre come la si affronta. Il tuo rapporto con la poesia. Io adoro la poesia e per me è sempre stata, anche quando ero molto giovane, una fonte di ispirazione per tutto, per scrivere altro e quindi per allargare la poesia in forma quasi di racconto. E alla base della composizione musicale, per quanto mi riguarda, ci sono spessissimo poesie, sia cantate, che recitate, che assolutamente sottintese, che significa che non sono esplicitate nella musica, non sono né narrate né cantate, e sono semplicemente una mia fonte di ispirazione, di appiglio e di descrizione interiore per quello che è lo sviluppo dell'accomponimento, della composizione musicale. Senti, che cos'è la bellezza?
La bellezza è quello che è necessario per sopravvivere. Ora sì. Questo è assolutamente è il contenuto che, per quanto mi riguarda, cerco sempre di portare con me nel mio zaino interiore, diciamo. Sì, in realtà te l'ho domandato apposta, avendo indagato un po' fra le tue opere, è per questo che te l'ho domandato. Non è non casuale, ecco. È proprio voluta la domanda. E a proposito di Auschwitz, Sono sì, prego. Dimmi, scusa, non ho capito bene la tua domanda. No, no, dicevo, a proposito di Auschwitz, invece, che cos'è il dolore? Il dolore è la perdita della bellezza. Era perdita della Se bellezza. vogliamo mettere in qualche modo in relazione anche i due termini che sono assolutamente concetti astratti, sia l'uno che l'altro. La bellezza riassume dentro di sé anche diverse espressioni di sentimenti, che possono essere lo stupore, l'armonia, l'amore, tantissimi. Ognuno poi può dare una propria definizione, ovviamente. Quella che mi è venuta spontanea associare in questo momento, probabilmente perché avevamo appena parlato della bellezza, è stata proprio il contrario, quindi il dolore è la perdita di tutto ciò che invece ci fa stare bene. Però il superamento del dolore comporta cosa? Il ritrovamento della bellezza. Quando Il ritrovamento della bellezza. si supera il dolore, ci si riavvicina alla bellezza. Si sublima probabilmente il dolore. Si sublima, sì. Quando tu scrivi una musica, compi un atto d'amore, immagino. Però a volte quando si scrive, e io ti dico, scrivo, io mi occupo di poesia, a volte scrivere è anche un atto di ribellione, la ribellione in difesa della libertà. Sei d'accordo? Certo, sì, sono d'accordo su questo assolutamente. Le composizioni hanno, nel mio caso, intendo dire ovviamente, non posso parlare in generale, hanno spesso un carattere anche sociologico, potrei dire. Come tu hai citato adesso il tema della libertà, mi viene in mente una composizione che riguarda il diritto di voto delle donne del 2016, che ironicamente si chiama Diritto al rovescio, che è sia un lavoro a maglia. Quindi riguarda, come dire, un aspetto, se vuoi, casalingo della figura femminile, e dall'altra parte invece il tema e la tematica e il testo legato a questa composizione è un testo che riguarda il diritto di voto concesso alle donne. E ci sono anche altri aspetti che possono emergere nella scrittura musicale. Sempre nel mio caso c'è un lavoro legato alla strage della ThyssenKrupp, quindi a tutto ciò che è, diciamo, piuttosto doloroso, perché comunque sta parlando di persone morte, di dolore legato alle famiglie, perdite e così via. Tema molto Oppure ci attuale, sono morte sul lavoro. morti sul lavoro, esattamente. C'è un docufilm che ho realizzato 12 anni fa, che riguarda invece, indaga le migrazioni a livello di come movimento sui territori. Tutto questo è nato dal fatto che anche io, essendo aquilana, ho subito il terremoto del 2009 e sono a mia volta diventata migrante, quindi mi sono dovuta spostare forzatamente in un'altra città, che qui non avevo più casa, non avevo la scuola di mio figlio e quant'altro. Quindi ho cominciato a vedere perché le persone si spostano da un territorio all'altro.
sostanzialmente l'uomo si sposta per ricerca di lavoro, per ricerca di stabilità, per ricerca di cibo, no? E quindi dalla povertà della prima guerra mondiale, dell'inizio del secolo, ai movimenti migratori del 2009, ho cercato di indagare, intervistando anche le persone che ancora erano vive, quello che li aveva spinti a muoversi. Quindi c'è anche del dolore che ha dovuto emergere a me, dentro di me in primis, per poter ripercorrere certi momenti vissuti. Allora era soltanto 3 anni prima, adesso siamo a distanza di 15 anni. E comunque per me l'indagine è fondamentale perché lega il compositore o l'artista in generale, anche un poeta, come appunto tu prima parlavi della poesia, al suo tempo. Diversamente, insomma, si rimane un po' slegati, no? C'è anche il momento in cui questo sollevarsi dalla realtà è necessario per attingere ancora di più a quella bellezza di cui aspiravamo e di cui parlavamo prima. E la realtà spesso presenta aspetti, diciamo, fastidiosi con cui bisogna fare i conti. E quindi anche l'artista fa i conti con questo, ovviamente. Sì, io credo che comunque, anche se uno si mette a scrivere una canzonetta d'amore, del pop d'amore, deve tenere conto comunque dei tempi, perché non può farlo, non può farlo. Certo, cioè le canzoni d'amore degli anni 50 o ancora prima degli anni 20 sono diverse da quelle degli anni 60, 70 e sono diversissime da quelle di oggi perché è cambiata la società a cui si rivolgono, cioè gli esseri che si relazionano all'interno di una storia d'amore sono completamente diversi dal punto di vista della loro formazione. E del loro approccio. Sì. Tu hai sicuramente due caratteristiche. Una è la tua componente Ti sento? ludica, dicevo, tu hai sicuramente una grande componente ludica. Abbastanza. Ce ne Sono vuoi dell'idea parlare? che è una cosa seria giocare, assolutamente. E quindi va mantenuta sempre la giocosità. La giocosità va mantenuta sempre. E tu sicuramente hai Poi nel gioco un'altra ci sono componente. regole. Il gioco è fatto di Il gioco regole, ci per questo è una cosa seria. sì. Sì. Qualsiasi gioco ha dentro di sé delle regole, se poi vuoi rispettarle, le rispetti. Non le trasgredisci, anche nella trasgressione delle regole. Il C'è una compositore, ad regola. esempio, si crea un nuovo percorso. Certo. Non è che si rimane senza. Dicevo, Esatto. l'altra componente sicuramente che tu hai è quella della teatralità. Sì, viene spesso ravvisata, diciamo, nella mia musica, anche quando questa non è espressamente scritta per il teatro. Un po' come dicevo prima per la poesia, che sottende, o il testo, la narrativa, comunque una traccia narrativa, ecco, sottende anche una musica pura, pura nel senso sinfonica o un quartetto d'archi o comunque strumentale, diciamo. Anche in questo ambito viene spesso rintracciata una componente teatrale. Probabilmente tale componente viene anche dal fatto che c'è, come ho appena detto, sempre un testo alla base che mi guida, che può essere un racconto che ho terminato in quel periodo o a cui ho attinto o un'ispirazione presa da un libro
o da un quadro, da una scultura, da un viaggio. Prima si parlava di viaggi col treno. E la teatralità è l'esplicitazione di un racconto alla fine. A te piace collaborare con artisti che vengono da esperienze le più diverse possibili. Raccontaci qualcuna di queste esperienze. Sicuramente l'esperienza più lunga, visto che ormai abbiamo un sodalizio di quasi 30 anni, è quella con Paola Campanini, con cui ho fondato nel 1995 il gruppo teatrale, tornando al teatro, appunto, Burattin Musica. Anche questo termine che ho coniato io tanti anni fa, Burattin Musica, mi serviva per unire l'aspetto teatrale, quindi del puppet, del pupazzo, alla musica, perché i nostri spettacoli che abbiamo sempre costruito insieme, quindi l'importanza di lavorare insieme davvero quando si scelgono dei partner, sono passati questi spettacoli curati in musica sull'unione dal vivo di musica e teatro, teatro di personaggio, quindi di attore, teatro di ombre, teatro di marionette, di Marot, Bunraco, tecniche miste assolutamente, con sonorizzazioni che io realizzo scrivendo le musiche e poi suono anche in scena direttamente insieme agli altri attori. Questa è una delle forme di collaborazione, diciamo, che ormai va avanti da 30 anni quasi e con cui mi riconosco di più probabilmente, perché mi permette di stare proprio sul palco. E da quando ho scoperto la bellezza di stare sul palco, più che come pianista, come ero magari prima di dedicarmi più alla composizione, la polvere del palcoscenico mi è entrata talmente nel naso che non riesco più a togliermela via, direi. Quindi è un'allergia positiva in questo Sì, caso, sì, sì. che crea dipendenza quasi. Altre forme di collaborazione con scrittori, magari. Ne ho avuti diversi con cui ho lavorato e con cui lavoro tutt'oggi anche, perché mi piace particolarmente come scrivono, sia magari in prosa che in poesia, o perché mi trovo poi bene anche a livello personale, molto importante in alcuni casi, per me. Sviluppare anche un aspetto empatico da questo punto di vista. Se devo condividere dei pensieri, mi devo sentire libera di poterli esprimere senza troppi artifici di distanza, diciamo, che a volte quando si lavora con determinate persone è invece obbligatoria perché magari sono su un livello artistico talmente alto che hai quasi riverenza di accostarti a loro, o perché al contrario non li conosci affatto e quindi mantieni le distanze. Quindi entrare invece in empatia consente, qualsiasi sia il partner, di poter avere uno scambio reale e proficuo di idee. Stessa cosa magari anche con la fotografia. Ho collaborato con Raffaella Folle, con Maurizio Gabbana, con Gea Casolaro. Il nostro lavoro, per tornare anche al terremoto, fatto appunto con Gea, si trova nella collezione permanente del Maxi a Roma ed è un documentario molto particolare che questa regista fotografa italiana che vive molto in Francia ha realizzato girando la notte di Capodanno tra il 2010 e il 2011 per testimoniare da una parte il vuoto cosmico, ad esempio, che c'era ancora all'Aquila a scarsi a un anno e mezzo, diciamo, dal terremoto, e dall'altra invece mettendo in fila, proprio come se scorressero e quasi diventassero delle colonne di DNA, i nomi dei nati dal terremoto al 31 dicembre del 2010. Quindi, insomma, da una parte la morte, per tornare al concetto di dolore, dall'altra la vita, la rinascita, per tornare alla bellezza. In realtà questi due aspetti sono necessari entrambi, no? Perché se non ci fosse l'uno non apprezzeremmo probabilmente l'altro. Come collaborazioni poi ci sono state anche con scultori, con orafi, con
con un gruppo di orafi e con una Molto bello. videoartista anche in particolare, con Francesca Checchi, con cui abbiamo realizzato moltissimi lavori di video installazioni, video arte. Mi ricordo quello su Penelope, univa in realtà la collaborazione con la scrittrice Rosaria Lollorusso e quella di Francesca Checchi. Oppure quella sul vino, in cui ho insieme a Francesca realizzato una sorta di poesia enologica a partire da alcuni aspetti molto particolari del vino, che sono le descrizioni che gli stessi enologi a volte fanno. Ci sono tanti aspetti che mi piace indagare. E poi c'è il filone dei bambini che avevo sempre citato prima, perché per molti anni mi sono stati commissionati lavori specifici per mettere in scena opere, tornando alla polvere del palcoscenico, in cui gli stessi bambini fossero sul palco, presenti a cantare, a recitare, a muoversi, a suonare e così via. Quindi ci sono veramente molti filoni che mi incuriosiscono e mi interessano. Per questo mi sono definita abbastanza semplicemente una persona curiosa. Vedi che tutto torna. E i tuoi prossimi progetti, io li chiamo viaggi. Sì, sono in viaggio con Puccini quest'anno, molto con Puccini, per i suoi 100 anni dalla morte lo facciamo rivivere. Per quanto mi riguarda, in tre lavori. Uno è un piccolo, diciamo, dramma teatrale giocoso scritto da una delle scrittrici con cui collaboro molto, che è Cinzia Della Ciana. Ed è, diciamo, un divertissement con cui lei ha messo in gioco alcune parti delle opere di Puccini, in particolare sul confronto tra Turandot e Liu e il maestro stesso Puccini per il finale incompleto di questa ultima opera del maestro. Un altro è una commissione molto importante per il Mito Festival, che sarà eseguita a settembre a Milano dall'Orchestra dei Pomeriggi Musicali. Ed è dal mio punto di vista una indagine su cinque elementi del maestro, elementi, oggetti affettivamente significativi come il sigaro, quindi il toscano, anche se lui stesso ovviamente è toscano perché era francese. La barca, perché andava molto in barca, aveva comprato anche un motoscafo, andava in barca per andare a caccia e quindi anche la spingarda, che è il fucile da caccia che utilizzava Puccini, la macchina, perché fu uno dei primi che comprava per sé la macchina, e c'è una foto anche molto famosa che lo ritrae su una di queste, e le donne, perché le donne sono sempre state molto presenti nella vita di Puccini. Non solo le eroine delle sue opere, che praticamente sono tutte morte, ma anche le donne che realmente, diciamo, sono Le donne esistite nella sua reali, le vita. donne Donne in carne reali, ed sì, la ossa. donna Elvira, esatto, la sua moglie, oltre alle cantanti che frequentava per motivi di lavoro, ovviamente. Il terzo lavoro che mi lega a Puccini per il 2024 è un divertissement un po' a teatro, un po' musica sinfonica, per tornare appunto al mio aspetto sempre con teatralità presente, che si intitola Zapping Pop, dove Pop sta per Puccini Opera Passion. E c'è lo stesso Puccini che fa zapping in televisione con la moglie Elvira, infatti è per due cantanti, baritono, mezzosoprano e orchestra. Che idealmente fanno zapping osservando davanti a sé un televisore che in realtà non esiste, ovviamente non esisteva neanche all'epoca di Puccini, quindi è un Puccini, come dire, vivo oggi, che guarda alle TV le sue opere, come si potrebbero oggi osservare tranquillamente, perché le opere vengono trasmesse spessissimo in televisione, proprio per quelli che non possono andare sempre in teatro, no? E quindi c'è tutta una diatriba tra lui e sua moglie. E l'intero libretto che mi sono costruita
parte proprio da frasi delle opere di Puccini. Quindi non, diciamo anche le stesse linee melodiche sono in questo caso le linee melodiche che cantano effettivamente nelle opere di Puccini i personaggi. E quindi questi sono i lavori del 2000, realizzati espressamente su tema pucciniano per il 2024. Accanto a questo c'è un lavoro a cui tengo moltissimo, che è un progetto che ho portato avanti dal 2015 e che finalmente nel 2023 ha visto la sua prima esecuzione, che è Note di gusto, Musica Nuova all'Italiana, è un progetto di musica e cucina, in cui ho musicato 20 ricette, una per ogni regione d'Italia, in 20 dialetti differenti, raccogliendole una per una, con dei messaggi vocali da persone che direttamente conosco, una per ciascuna regione d'Italia. Sai, viaggiando come musicista, tornando al Eh treno, si beh. conoscono persone, a volte anche sul treno, capita l'occasione per poter fare al volo una chiacchierata e carpire una ricetta. E le ricette sono state individuate da me assolutamente su base mia, personale, empatica, emotiva, quello che per me realizza la Valle d'Aosta dal punto di vista culinario, quindi la Fondouana Val d'Ostend piuttosto che il Cannolo Caricotta da Sicilia, e dal punto di vista musicale qui ho preso un frammento, lo stesso che per me identifica musicalmente quella regione, quindi Montagne Val d'Ostend per la Val d'Aosta, tornando alle due citate prima, o Vittina Crozza per la Sicilia. Poi ovviamente sono diventate tutt'altro, per cui soltanto sono degli spunti per me, l'ascoltatore lo sa soltanto se glielo dico, differentemente riconosce che c'è una certa sicilianità, se così si può dire, o area di montagna e canti di montagna in un altro ambito, pur non riuscendo a distinguere bene da dove provenga e a che cosa sia attaccato questo. E questo è uno spettacolo che diventerà a breve un CD per una ottima etichetta, con l'ensemble del Città Sant'Angelo Music Festival Ensemble, diretto da Alessandro Mazzocchetti, e con i tre soprani, Patrizia Polia, Angela Nisi, Laura Catrani, che sono gli stessi che hanno debuttato a maggio. E poi partirà per una tournée negli Stati Uniti e in Canada, dove faremo sei concerti, anche abbinati a cene stellate. E questo è proprio quello che era in origine il mio progetto, cioè mettere la musica in cucina o portare la cucina nella musica, perché i soprani, così come io stessa che faccio parte dell'ensemble in questo caso, suonano e suoniamo anzi strumenti di cucina, per meglio dire batteria di cucina, cucchiai, pentole, forchette, coltelli, grattugie, il mortaio con cui si rompono i pinoli per fare il pesto, per condire le Questo. trofie e così via. Questi sono i progetti Bene. principali. Bene, Roberta, bene, grazie infinitamente, sei stata gentilissima. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori che vorranno ascoltare e seguire questo bellissimo podcast e anche seguire volendo la mia musica sul mio canale YouTube, Eh beh, Roberta Macca YouTube, certo. Roberta Macca Composer YouTube Channel. Composer. Ok. Yes. Grazie infinite. E alla prossima Grazie occasione. a te. Lo spero Sigla. Buonasera. vivamente. Buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.